Credo che sia un progetto altamente innovativo perché innanzitutto parte dal basso e quindi è una istanza che ci hanno richiesto in qualche modo gli abitanti, i giovani di Forcella, e poi perché finalmente mette in rete una antica forma d'arte, perché la street art in realtà nasce già nell'antica Pompei con i graffiti, con inserzioni diciamo così estemporanee, ma soprattutto ha il merito di rendere un collegamento definitivo tra la stazione di arrivo a Napoli dei treni Garibaldi e il quartiere di Forcella e il museo attraverso delle gigantografie che in qualche modo rivisitano le opere principali del museo. Entra nel vivo, dopo una prima fase che ha visto il coinvolgimento degli abitanti e degli studenti di Forcella, il progetto di valorizzazione artistica e culturale del quartiere intitolato Neapolis Restart, un lavoro creativo che nasce dalla sinergia tra l'Associazione Agorà con il Museo Archeologico Nazionale, il Comune e la Soprintendenza per promuovere la rinascita ed il riscatto di Forcella attraverso alcune delle opere più importanti custodite al MAN. È un museo che esce dalle proprie mura, entra all'interno della città, recupera insieme con la collettività degli edifici, rielabora un pensiero sulla nostra cultura che è conservata all'interno del museo e attraverso uno straordinario lavoro di partecipazione, soprattutto con i più giovani, ridisegnerà rielaborandoli quelli che sono dei miti antichi che sono contenuti all'interno del museo. La seconda fase del progetto, inaugurata oggi, prevede infatti la realizzazione di 15 murales, anche ad opera di artisti internazionali, che contribuiranno a riqualificare vicoli ed edifici del quartiere. Portare, riportare la storia, l'archeologia, l'arte dal MAN, dove la ricostruzione storica della nostra città dall'epoca greca e quella romana, a Forcella, e portare i ragazzi di Forcella nel MAN, riempire Forcella di opere d'arte, riempire Forcella di street art, vedere partecipi a questo progetto associazioni, comitati e soprattutto tantissimi giovani. Questa è la città che sempre di più quotidianamente, anche con il nostro tavolo della creatività urbana, si prende cura della nostra città e sempre di più la cultura diventa lo strumento fondamentale della rinascita della nostra comunità. I primi due interventi di un percorso inedito che coinvolgerà i residenti di Forcella e da Piazza Calenda condurrà al MAN sono la riproposizione dell'Ercole Farnese su uno stabile di via Pietro Colletta ed il murales di Medusa su un edificio in Vico Zuroli. E mangano i sabili.